Regione Puglia e Cassa Depositi e Prestiti collaborano per affinare nuovi strumenti finanziari da mettere a disposizione dei comuni e della pubblica amministrazione per accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Tra questi strumenti ci sono le cosiddette anticipazioni della tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti, un aiuto per gli investimenti sul PNRR. I prodotti che Cassa Depositi e Prestiti offre alla comunità dei comuni pugliesi sono interessanti perché sono, proprio per volontà delle leggi nazionali, non solo agevolati ma soprattutto ad uso, cioè il comune non impegna prematuramente tutta la sua capacità di indebitamento a prescindere, ma la impegna via via che fa il cosiddetto tiraggio tecnico del mutuo. Giuseppe Catalano ha sottolineato l'importanza di una inversione di logica, partendo, spiega, dalla qualità della progettazione, che nella sua fase esecutiva dovrebbe essere seguita, precisa, dalla stessa impresa che vince l'appalto. Questo da un lato garantirebbe la qualità, dall'altro il finanziamento. Finanziamento che ha più possibilità di essere accettato se alla base c'è un elevato livello nella qualità del progetto sul piano della fattibilità tecnico-economica. La Regione ha varato e avviato dal 9 d'ottobre un sito sul quale si può intervenire a sportello, quindi ovviamente previa valutazione dell'importanza dell'investimento, per ottenere un fondo progettazione rotativo, cioè si mettono a disposizione dei comuni delle risorse fino a 300.000 euro a comune, che poi saranno restituite dal comune una volta che l'opera sarà finanziata compiutamente. Altri strumenti presentati, quelli verdi e per la sostenibilità ambientale, che vanno dagli efficientamenti energetici alla mobilità sostenibile, piuttosto che a degli